Se si ipotizza che Cody affronterà Brock, diciamo, le ultime vicissitudini apparse nella puntata di Raw lasciano pensare questo. Io pure penso che Roman riprenderà la striscia di assenteismo concordato, chiesto ed ottenuto con la federazione, e quindi che a Backlash non ci sarà. È brutto, come dicevano altri in chat, il pay-per-view senza il titolo massimo, ma rientra, fra l'altro, tralasciando l'esigenza di Roman, nella narrativa del Tribal Chief che ha distrutto mezzo mondo, e a meno che non ci sia una costruzione in corso d'opera, la vedo dura trovare uno sfidante. Facendo Virtua Wrestling, cioè Fanta Wrestling, sì, Randy Orton, nel senso che i due si sono incrociati ormai molti anni fa, e perché no? Però appunto bisogna immaginare una faida che nasca, perché al momento non ce ne sono, non ne abbiamo. Immaginando qualcuno papabile, perché no? Orton, anche se si sono già incrociati, sarebbe Orton, Orton. giusto, scusate perché parlo male. Rainy, Dillo a modo. lo dico, Certo. Rainy Orton. Ok, Perfetto. immaginando un Rainy Orton, allora costruiamo da zero, perché da zero si deve parlare, e ci sta. Poi ragazzi, io ho sto feticcio per Seth Rollins. Seth e Roman sono collegati dal filo di Arianna, è qualcosa di romanticamente potente, quindi non è oggi, ma sarà domani, e sti due Potrei morire sì, così. collidono. Sì, Io anche non perché quello smetto che ci mai, hanno dato cioè, alla per Rumble è stato abbastanza deludente. te, Finito per Rhapsody. squalifica. No, dicevo, quello che c'è stata alla Rumble è stato deludente, finì con una squalifica, quindi ce lo devono. È aperto Io ancora stavo il parlando proprio, gabinetto. stavo per parlare proprio della Rumble, però non Perdonami. negativa che gli dai tu, io positiva, cioè non mi è piaciuto per nulla il verdetto, su questo concordo con te, ci mancherebbe Esatto. altro, però tutto Però a l'altro, posteriori meglio, cioè a posteriori secondo me bene così. fra Sì. l'altro, sì, Sì. però ragazzi, ricordiamoci che cosa hanno fatto nelle seppur poche settimane che precedevano quella Rumble. E poi che cosa hanno fatto al pay-per-view di competenza? Cioè Bastava un l'ingresso, racconto, Manu. Bastava l'ingresso. Madonna mia, l'ingresso secondo me è stato mostruoso, e io del wrestling cancello tanti aneddoti storici, quindi mi tiro sempre fuori dalle tier list, dai quiz, da tutte queste cose che proponiamo come aziendalisti, perché so di sbagliare, di commettere degli errori, quindi non mi espongo mai. E lo dico, non è che me ne vergogno, non ho una buona memoria, ma delle poche cose che mi restano impresse, soprattutto degli ultimi tempi, c'è quella cacchio di Rumble, l'ingresso di Seth, il fatto che Roman stava perdendo il controllo. E lì, ragazzi, io l'ho pensato, Roman perde. Cioè, me l'hanno fatto credere, la mia sospensione dell'incredulità, cioè, potente. Mi sembrava fosse tutto reale in quel momento. Quindi sti due, secondo me, se non è oggi, sarà domani. E qualcosa insieme dovranno farla, che ci sia o meno un titolo per il mezzo, che sia anche lo US title, cioè uguale. Quindi garanzia totale su Seth Rollins. Parlando da zero, costruiamo qualcuno, perché ora Roman non è collegato ad altri, fino all'altro giorno a Cody, ma beh, bisogna vedere. Immagino che Seth prima o poi lo incontrerà. Orton, una bella idea. Poi chiaramente, ragazzi, Elias è il number one contender di tutti, quindi Così. qualunque cosa, Elias spacca No, tutto, e si va avanti con lui. io tifo per il fratello di Elias. Io Sì, pure io. Perché aspetto con no, ansia il terzo. Esatto. Brachias, Dimmi. te cosa ne pensi? Finde, già mi sono espresso in merito, No, ma nel senso nomi, 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 nomi. sì, no, no, nomi, sì, sono questi per me, sono questi due. Parlo Orton e Rollins. Ma quello che io mi chiedo spesso, senza naturalmente ricevere una risposta, è,
All'epoca del match della Rumble, all'inizio era OK Rollins personaggio di transizione, sebbene poi insomma la storia ha assunto le sembianze che ha assunto, il match è stato particolare, diciamo così, eccetera. Però il motivo, cioè io veramente non riesco a spiegarmi perché l'hanno fatta finire in quel modo, cioè nel senso a posteriori dico meno male che è finita così. Però boh, cioè, dico, hanno imbastito una, tra virgolette, una rivalità, un feud finito a metà così senza mai riprenderlo. Cioè, è possibile? Questo io mi chiedo. Però boh, non lo so. Sì, che poi la storyline era bella, fu gestita molto Batman contro Joker, se vogliamo. Sì, Dove esatto. Roman Reigns era Batman e Seth era il Joker che lo faceva impazzire, lo prendeva psicologicamente. Non lo so. Esatto. Ora in chat sono passati dei nomi. C'è anche Jay Styles, ragazzi, che prima o poi tornerà, nel Sì, senso. te l'ho nominato prima, insieme a Tra l'altro, sì. scusatemi ragazzi, so che si parla di un fatto vecchio, ma a me quello è rimasto davvero nel cuore. In quella Rumble, a testimonianza dell'alchimia, della chimica proprio naturale e spontanea che hanno quei due, avete notato che a un certo punto, già con l'ingresso, ma anche nello storytelling proprio interno, nel match, è quasi quasi Roman era face. Perché Seth lo stava dilaniando nel cervello, lo stava distruggendo. Quindi è chiaro, anche se si affrontano Street Profits e non lo so, Big E, non lo so, i face più coccolosi che ci siano nel mondo, no? I New Day in generale, immaginiamo queste due stable. In automatico, come comportamento nel ring, si devono per forza. Tranne per i sommelier del wrestling che parlano di ibrido, eccetera, si devono delineare delle fazioni fra bene e male. E lì, in quella Rumble, io ho visto Roman come buono perché stava subendo una violenza psicologica, cioè gli stava rievocando i ricordi, il tradimento, tante robe. Quindi, bravissimo Seth, ma porca miseria, bravissimo anche Roman, perché là la stavano vivendo tutti e due. C'è stata un'emozione clamorosa. Ora non voglio parlare troppo di quella cosa lì che a me è rimasta impressa. Però, ragazzi, le storie dello Shield credo che nell'ultimo decennio abbiano segnato il ritorno di molti fan, come me, al wrestling, l'arrivo, l'acquisizione di nuovi. Quindi, quelle tre persone lì, ora due, che militano in WWE, sono davvero accentranti. Quindi qualunque cosa facciano, secondo me, ti scrivono Io la storia. casualmente sono arrivato appena dopo la chiusura dello Shield. Che Ok, io poco prima, poco prima. poi quello che dice Dark Star KB824 Il sì, finale è squalifica. corretto. Sì, esatto. Mi trovo perfettamente a quello che tu dici. Ed è proprio per quello che tu dici che in un certo senso dopo quel match mi sarei aspettato un continuo, che in realtà poi non c'è stato. Però quello che tu dici è Esatto. senz'altro giusto. Il mio non riesco a capire perché è stato così, non era in sé per sé in quel match, ma è riferito un po' a tutta la storia che mi sarei aspettato un prosieguo. Tutto qui. Allora io mi rifaccio perché sono molto istintivo io, cioè sono molto Vabbè, lo spettacolo. sappiamo, tu sei team Cody, Cody vince titoli, No, 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 non a c'entra. caso. No, 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 Scusate, ora senza motivo parla del Fiend fra Rollins e Roman, ma così. che c'entra? No, ma non c'entra. Si scherza, si scherza. No, lo so, ma volevo. La mia impressione all'istante in cui Brock fa questo turn su Cody e la mantengo, cioè la prima impressione che ho avuto è che Cody si allontanasse momentaneamente da Roman, quindi anch'io sono per focalizzarmi su cosa farà Roman ora, non quanto su cosa succederà fra Cody e Brock, perché ho avuto l'impressione che ora ci sia Cody Brock e Roman sia un attimino o fermo, oppure che succeda qualcosa, che ne so, a SmackDown o più in là, per poi arrivare a Backlash. E mi è venuto in mente anche un post che ho letto, post WrestleMania, nelle reazioni, diciamo, del
del suo titolo mantenuto, dove non mi ricordo che pagina l'aveva postato, che diceva pensavate fosse finita, ma soprattutto pensavate fossero finiti gli avversari di Roman. E sotto questo post ce n'era una lista tipo 10-11, che a leggerli tutti sono tutti avversari che fondamentalmente poi alla fine Roman non ha affrontato. E che quindi tecnicamente il ventaglio di Roman è ancora aperto se vogliono andare ancora per le lunghe. Ora, io non dico che devono arrivare a WrestleMania 40, no. Però sotto sotto, se mettiamo Lashley, mettiamo Seth Rollins, mettiamo AJ Styles, ti ricostruiscono Nakamura, ti ripropongono... Cioè, iniziano ad essercene tanti di nomi, perché se l'ha affrontato Cesaro, se l'ha affrontato Rey Mysterio, con le dovute proporzioni, se l'ha affrontato Riddle, a livello di transizione ci puoi mettere anche, che ne so, tra un Lashley e un AJ Styles, ci puoi piazzare anche una Nakamura e allunghi il brodo di 2 mesi. Quindi, magari sono nomi che qualcuno diceva, beh, Nakamura che ci mette a fare? No. Visto il regno iperlungo che c'è stato di Roman, ogni tanto anche il Nakamura rimpacchettato che arriva, gli fa 2 urli in faccia, si sdraia, esatto, gli fa un po' così e ti fa un match, che ne so, per view di transizione tipo boh, Payback, ci può stare anche quello. Quindi secondo me il nodo cruciale è proprio come lavorare su Roman ora, da qui all'Arabia o a SummerSlam, se deve arrivare laggiù. Poi se si vogliono giocare lo scenario del triple threat, se lo giocheranno. Se vorranno giocarsi la carta della guerra interna con, che ne so, il solo Sequoia, oramai io lo chiamo Sequoia, di turno, ci lavorano sopra e li presentano solo Sequoia. Io non l'avrei fatto battere, però. Vabbè, detto questo, Doc. Sì? Roman Reigns è arrivato al limite, quindi non ho più nessun tipo di interesse in quello che fa, non ne ho mai avuto. A me lo Shield ha allontanato dalla WWE, non mi è mai piaciuto. Era proprio uno dei motivi per cui, cioè, 2012-2014 è il momento in cui ho seguito meno, ed era il periodo dello Shield. Per cui oramai, cioè, sinceramente, io speravo che finalmente ci libereremo di Roman Reigns. Main event di WrestleMania per me è stato un match atroce, cioè di una noia pazzesca, cioè quando è finito ho detto, cioè non finisce più sta roba qua, cioè quasi tentativo di vado avanti veloce, perché veramente noiosissimo, non mi è piaciuto il finale, ridicolo, cioè con l'arbitro che viene distratto da Paul Heyman, come se Paul Heyman, cioè, avesse mai interferito in maniera fisica. Cioè, veramente una roba che non si può fare. Hanno perso l'ennesimo treno di creare un babyface. Facciano così, io, cioè, chi sarà il prossimo avversario, non me ne frega niente, se devo essere sincero. Oramai, cioè, che lo facciano andare avanti, io guardo altro. Cioè, di Roman Reigns non me ne frega più niente. Cioè, la Bloodline va avanti, si sfaldi, va avanti anche 10 anni. Oramai sono arrivato alla saturazione con sta roba, quindi non mi interessa. Su questo, Doc, ti ripropongo a questa cosa del bruciare il top face. Ti ripropongo anche quanto ha detto il Bardo, che faccio mia in questo senso perché la cavalco a pieno. Non è che stiamo dando un po' troppo alla svelta Cody come bruciato, perché ha perso sto match. Cody perdendo non potrà diventare il volto. Aspetta, contestualizzo, perché magari c'è chi non ha seguito, perché le stesse identiche cose le dicevamo di Bianca quando perse in un attimo, cos'era, SummerSlam, se non sbaglio. Alt, non è, vai, la stessa, vai, cosa, vai. Non, vai, è la, vai, stessa, vai, cosa. Bianca Belair ha vinto il titolo nel main event di WrestleMania, poi ha perso in uno squash. Cioè, qua è come se tu avessi fatto perdere Austin a WrestleMania 14, Cena a WrestleMania 21. Cioè, è questa cosa. Quindi qua, non è la storia, la sconfitta al momento della nascita. La sconfitta basta. Cioè, quando uno arriva al top, a quel livello, non può perdere. Lo devi proteggere, non perde finché non se ne va. Cena non perdeva mai, praticamente mai. Austin non perdeva mai.
Hogan non ne parliamo. Se tu volevi fare Cody Rhodes in quel livello e ci hai fatto credere che l'avessi proposto in quel modo, non poteva perdere. L'hai fatto perdere, vuol dire che tu non lo ritieni a quel livello. Può essere. Il pubblico non ha colto tra i fischi la sconfitta di Cody, quindi ci può stare. Il pubblico cantava One More Time quando Lesnar l'ha pestato, quindi non è così over Cody come probabilmente come ce lo si vuole far credere. Però, cioè, se volevano fare di lui il top face, doveva vincere. Da quella sconfitta, allora, da questa sconfitta non si riprende. No, no, no. Certo, ma è un'aspirazione logica la tua. Io faccio le domande anche perché bisogna dare pepe alla discussione e estrapolare, no, i pareri, e quindi metterli in piazza in modo anche che la chat poi possa dire la sua. La domanda che ti faccio io e faccio anche agli altri, e questa è secca, questa è una domanda secca, non c'è neanche bisogno di argomentare. Abbiamo parlato per mesi del percorso che sarebbe stato migliore se sofferto da parte di Cody e non arrivandoci bam, vinco la Rumble, batto Roman e son campione. Ecco, se questo percorso di sofferenza fosse sofferenza fra virgolette, nel senso di non arrivo facile, fosse ora perdere con Roman, poi rivalità con Brock, vince la rivalità con Brock e poi a SummerSlam si presenta di nuovo la grande occasione, secondo voi sarebbe un treno perso, un treno tardivo, o sarebbe comunque, anzi, forse hai aumentato l'hype dell'evoluzione del personaggio e dell'effetto Rocky, no? Di quello che ci deve dare tutto per arrivarci, non tutto e subito, ma tanto. Allora, aspetta Emanuele, partiamo da Brachia, andiamo in ordine di totem. No, Finn, io l'ho detto anche nella live con il Bardo, su questo sono molto radicale. Cioè, Cody, se dovesse vincere, per come ce l'hanno proposto e per la storia, deve, è un must, accadere a WrestleMania. Punto, fine. Non esistono altri pay-per-view, neanche SummerSlam, che è il secondo per importanza. Cioè, ad oggi, ti dico che come futuro campione soddisfare il sogno del padre eccetera è stato un fallimento. Se poi, e capisco che la cosa sarebbe molto molto estremamente lunga, forse anche troppo, c'è un percorso che va avanti con questo piccolo passo indietro narrativo che c'è stato con Brock, che dovesse arrivare a WrestleMania 40 e dovesse vincere, allora posso dirti ok, mi rimangio quello che ho detto, è accaduto là. Perché di contro, non solo io ritengo che Cody, se dovesse capitalizzare, deve insomma accadere a WrestleMania, ma lo stesso di contro per me vale per Roman. Cioè è una storyline, è un campione che se deve crollare, non può che accadere in un pay-per-view come WrestleMania. Cioè tutto il resto per me sarebbe... non lo so, non mi piacerebbe. Cioè, non vorrei che, si parla di Emanuele, io non vorrei però che nell'immaginario collettivo il palcoscenico poi diventi più importante della storia, perché allora Io capisco. L'errore poi di come quando ci sono i pay per view a tema, che a orologio deve esserci per forza la linea SEL, perché se no si chiama linea SEL, devi fare la linea SEL. No, allora, lo so, però capito, io dico... la cosa clamorosa deve accadere solo a WrestleMania. Cioè, No, vabbè, ma diciamo, il punto è che oggi ti dico, Roman perde la cintura a Battleground. Cioè, tu dici, ma che è sta roba? Ti dico, Roman perde la cintura magari no, però a SummerSlam, cioè, mettiamo i Big Four canonici. Ma al di là di questo, comunque, io ritengo che questa questione di Roman, WrestleMania, il match con Cody, sia stato visto da un punto di vista, secondo me, che era pieno in un certo senso di pregiudizi. Cioè, nel senso, quel match è stato visto da subito, dal momento zero, come il match in cui Roman doveva perdere. Cioè, era dato per assodato. Tutti quanti dicevano, Roman deve perdere, perché con Cody a WrestleMania... E quindi è chiaro che poi c'è stato tutte queste critiche, anche alcune feroci, nel momento in cui è accaduto questo. Così come
secondo me la storia di Roman viene vista da un punto di vista che secondo me non è del tutto corretto. Cioè la storia di Roman deve essere vista come la storia di un grande campione, vediamo dove arriva, e non di converso vediamo chi batte Roman, cioè ogni avversario con lui va contro, è lui, vediamo se lo batte. Cioè questo secondo me che là c'è il cortocircuito logico. Quindi secondo questo ragionamento Roma il titolo lo tiene un altro anno. Guarda, questo non te lo so dire onestamente, perché anche in chat sto leggendo robe del titolo Roma, quel titolo avrebbe dovuto perderlo a WrestleMania. Quindi... Allora, ti dico, cioè tu come parli con un tifoso a cui piacerebbe... No, allora aspetta, io non sto parteggiando per nulla. Io sto facendo da contraltare tra la chat e voi, sì, cercando di fare l'avvocato del diavolo. No, via. Per estrapolarvi il mio pensiero, lo sapete, per sì, me, a me il match è piaciuto, ero per Cody, mi è dispiaciuto che non abbia vinto, ma quel finale per me è stata una roba, un capolavoro a livello di dinamiche, di timing, di esecuzione. Ripeto, io ero per Cody, io speravo vincesse Cody, però a un certo punto è finito, ho detto wow, bravi. No, comunque per rispondere alla tua domanda, al di là del mio tifo personale, credo che la WWE non segua la logica che ti ho detto poc'anzi, ovvero quella che se deve perdere per forza a WrestleMania. Per cui non mi meraviglierei se questa cosa dovesse accadere a SummerSlam. Quindi è chiaro che se dovessi vedere un match a SummerSlam di Roman Reigns, ce l'avrei ugualmente la paura che possa perdere il titolo. Non sarei, come si dice, con il pregiudizio che è una cosa che accade solo lì. Sul fatto di WrestleMania è un mio feeling personale, ti ho dato la mia opinione, la penso certo, così. Poi certo, chiaramente mi rendo conto, e su cui condivido un pochino quello che dice il Doc, seppur siamo due poli totalmente opposti, condivido se dici se dovessi durare un altro anno, che palle, sempre lo stesso, lungo, eccetera, eccetera. Lo posso capire nei fan a cui magari non va più a genio, o ha stancato, o la storia non è più accattivante. Lo posso capire, perché un altro anno a partire così può essere pesante. Pesante, certo. Emanuele, vai. Credo che, oddio, ne sono quasi convinto, che se Cody alla Rumble fosse entrato, non dico per forza col numero 1, ma anche il 12, 15, e avesse vinto, non parlo a questa modo, WrestleMania Cody avrebbe avuto tutte e due le cinture sulle spalle. Ora sono altrettanto convinto che la WWE, comparto creativo o dei piani alti e quant'altro dirigenziali, volessero, nonostante quell'errore per me imperdonabile, perché Cody mi piace, poi io non risento di tifo individuale per atleti. Nonostante questo, credo che Cody era stato scritturato per prendersi quei cacchio di titoli, pure a WrestleMania. Solo che, andando avanti, in federazione si sono accorti non solo del pop di Cody, che era meramente cosmetico, non in quanto editato o lavorato, ma perché il pubblico vedeva sto personaggio, bello da vedere, Cody quando entra con quell'attire proprio da Capitan America, no? Molto fumettistico, è bellissimo per tutti, no? Si ritorna un po' bimbi quando arriva questo eroe americano col sorriso Mentadent, con la dentiera, il capello alla Blade Runner, è bello, dai, non, anche se magari non ti racconta chissà che cosa, tranne che è figlio di quello lì, va bene, lo si sogna. Si sono accorti, secondo me, andando avanti, è che sotto sotto non potevano fare affidamento su di lui per come avevano deciso erroneamente di scrivere la storia. Dunque, a mio parere, hanno corretto in corso d'opera, come fa sempre WWE, ragazzi, quindi perché non ipotizzarlo? Errore grave è buttarlo lì nella mischia in quel modo lì. Quindi, il problema di un altro anno di Roman, seppur io sia stato contentissimo della vittoria del Tribal Chief, è davvero dura anche per me, che fra virgolette tiro le parti di Roman, ma non in quanto fan, non lo ritengo uno dei miei preferiti, non lo ritengo il mio preferito, ma mi piace tanto, e per quanto io ritenga che debba tenere il titolo più tempo possibile, ti dico pure fino al 2052, però insomma,
anche io potrei rompermi le scatole, perché come diceva un utente di cui dimentico il nome, gli chiedo scusa, ha scritto un commento giustissimo: Roman è Roman, certo che è importante, ma a lui è legata la storia della Bloodline, che sembra gli sgoccioli, con gli Usos che potrebbero tradirlo, con gli Usos che sono estromessi, poi chissà che succede di nuovo con Sammy e Owens. Quindi se perdiamo nel mentre i due Uso, Roman ha poco da dire. Forse era questo? No, era un altro, un po' più lungo, con 3 o 4 righe, che ora non ricordo. Quindi il rischio ce l'abbiamo, ma questo rischio è tutto legato agli errori di scrittura di WWE, che, come ci ha spiegato Michele Posa, il capo del mondo qua, è WWE li commette spesso, e sono errori anche un po' grossolani, cioè quasi da quinta elementare. Vuoi creare queste cose qui? Creale, va bene, però devono avere una spiegazione. Cody, che in corsa fa sti promo e parla solo del papà, cioè tranne le ultime due puntate che ha fatto consecutive, se non sbaglio sia a SmackDown che Raw, dove ha detto qualcosina in più che mi è piaciuto. Ma prima come te l'ha portata avanti sta faida? Davvero, ragazzi, immaginate a quest'ultimo Raw che abbiamo visto, quello post WrestleMania, Cody con le due cinture che prende il microfono e racconta la sua impresa. Che dice? Sono figlio di nuovo? E non era pronto, ma non per colpa dell'individuo che interpreta Cody Rhodes, per colpa di quello che gli hanno scritto, perché anche se lì a Raw ti fa un promo della Madonna, e comunque trovi quel momento di stallo, no? Quindi Roman, con tutto che può disturbare, ha una resa maggiore, ha una resa anche di indisponenza, anche di fastidio e orticaria, no? Che crea in molti fan, che funziona paradossalmente, ti tiene sullo schermo. Come diceva anche il Godzilla Luca Franchini, in maniera un po' più grezza, ma dannatamente veritiera, Roman fa incazzare gli uomini anche, perché hanno paura che le donne proprie si possano innamorare di lui, nel senso che ha quel tipo di sfacciataggine, quella figaggine, perché diciamolo, ragazzi, cioè è un figo della Madonna, che anche se ti dà fastidio tu non cambi canale, stai a rompere le scatole sui social, stai a scrivere, ti intossichi l'anima, ma comunque continui a sostentarla la WWE. Quindi si sono accorti che Cody, al di là di un apporto cosmetico, e non rendeva quanto Roman. Ma l'errore è stato loro, perché se tu me lo scrivi bene, ma anche Ezekiel può detronizzare Roman. Certo. Quindi abbiamo assistito a troppi errori narrativi che hanno trovato poi sto delirio qua, che a me sembra tale, di Lesnar che turna, che fa sta cosa qui, e quindi rompe le acque. Cioè, come diceva il dottore, in parte concordo con lui, per come ci hanno scritto Cody, anche male, aggiungo io, molto male, Cody a WrestleMania doveva vincere e basta. Poi, se l'avessero scritto profilato in maniera più debole, con meno pop, eccetera, te lo aspettavi pure, lo accettavi, lo vedevi in maniera ragionevole. Ma per come hanno raccontato, ripeto, male, e doveva vincere. E mo Cody, non dico bruciato, perché non sono quel tipo di utente, di fan, però quasi. Mo si prende una pausa, che deve fare? Sta un po' fuori, poi ritorna? E nel mentre chi è che ha sfidato Roman? Magari rischiando di suscitare ancora più interesse, che magari gli preferiscono la faida con Orton, per dire, al suo ritorno. Quindi non è attualmente bruciato, ma questa sospensione rischia una combustione mostruosa del biondo d'America. Ma Finn, faccio solo due piccole aggiunte e poi mi taccio. Quando parlavo prima della possibile sconfitta di Roman, ovviamente non avevo considerato la presenza del Money in the Bank. È chiaro che quello ti può aprire, diciamo, a scenari più semplici da gestire, perché in un certo senso dici, vabbè, Roman ha perso, ha incassato dopo un match, dopo ingerenza di altri, e quindi va bene. E quindi in quel caso è chiaro che non puoi ridurti necessariamente a WrestleMania. Seconda cosa, io ci andrei un attimo piano con considerare la Bloodline già sfaldata. Certo, ci sono dei semi, però credo che
appaia più rotta di quello che è nella mente diciamo dei fan rispetto a quello che realmente è. Quindi piano con il dire che già c'è, insomma, uno sgretolarsi della bloodline. Ora l'LDB e poi passiamo a Manuel e a Criso. Ci dice l'LDB che Fightful ha appena scritto che il feud tra Lesnar e Cody è previsto da almeno un mese e quindi era già previsto tutto prima di lunedì. Ora, Fightful, e poi chiude con un altro messaggio chiedendo: sarà vero? Allora, Fightful tendenzialmente quando esce così con nomi, cognomi e tempi è abbastanza credibile. L'abbiamo imparato un po' a conoscere come va internet, quindi diciamo che Fightful, per dire questo, vuol dire che ha comunque dei riferimenti abbastanza legittimi. Poi, ovvio, magari no, però ogni tanto una la possono sbagliare anche loro. Detto questo, mi viene da aggiungere a me come supposizione personale, e non vale nulla, quindi, che questo non vuol dire che Cody sapevano già un mese fa che avrebbe perso a WrestleMania, ma magari questa potrebbe essere stata la prima difesa di Cody, no? Tecnicamente avrebbero potuto inventarsi che la rivalità tra Lesnar e Cody sarebbe stata titolata. Quindi questo tecnicamente su WrestleMania potrebbe anche non spostare nulla. Prima di andare dalla Criso, intanto ringrazio tutti i presenti, ragazzi, siamo tanti, non siamo più in nome, ma abbiamo sfiorato più volte il 100, quindi veramente grazie mille. Per chi è nuovo, lasciate un follow. Noi siamo live praticamente quasi tutti i giorni. Domani sera faremo la live reaction di SmackDown e ci sarà parecchia carne al fuoco perché c'è un altro annuncio di Triple H che aprirà la puntata. Quindi Triple H aprirà SmackDown domani dopo aver aperto Raw. Vediamo se aggiungerà qualcosa a Then Now Forever Together o se sarà solo una roba del genere. E poi, insomma, ci sarà da vedere anche i postumi di quello che è successo a Raw tra Lesnar, Cody e Roman che se ne va, più tutto il resto. Quindi se vi va lasciate un follow, noi parliamo di wrestling praticamente tutti i giorni, questo è il canale di Michele Posa. Quando non è live lui, ci siamo noi, portiamo avanti un po' la cosa e si va avanti tranquillamente da fan a fan senza tanto sbatti, a cazzeggiare un pochino parlando con voi. Una provocazione qui la faccio a Criso e a Manuel. Questo che hanno rilevato anche chi ha parlato prima di voi, ovvero Emanuele, Brachias, questo un po' di discorso un po' sul errore di scrittura, no? Vi faccio una domanda. Secondo voi se The Rock avesse detto fermi, 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 fermi tutti, io per SummerSlam ci sono, potrebbe essere una roba del tipo ok, Cody stand by. Non ho sentito bene, scusa. Allora, fantastichiamo sul Fanta Wrestling. The Rock ha telefonato a Triple H e l'ha detto: fermi, fermi, fermi tutti, io se volete a SummerSlam ci sono. E Triple H gli risponde: ok, Cody in stand-by, bisogna fare Roman contro Rock. Secondo me è fantascienza totale. O ci si può lavorare partendo dal presupposto che sottolineavano prima Emanuele e Brachias di questi tra virgolette errori di scrittura nell'andare avanti nella storia di Cody e di Roma. Criso, Diciamo Criso. che secondo me è un ritorno di The Rock per la portata del personaggio. Sarebbe un declassamento, cioè no, un declassamento, però potrebbe comparire in quello spettacolo, però non ce lo vedo combattere a SummerSlam invece che a WrestleMania. E Manu, comunque, ah, vai, vai, vai. partendo dalla domanda iniziale, chi vedo come prossimo sfidante di Roman escluso Cody, visto che Cody sarà con Brock, io vedo Kerryon Mazzarri. Oh, mamma mia.
Mamma mia. No, ragazzi, beh, mi rivolgo alla chat, ovviamente la mia è una provocazione, no? Però siccome a gennaio si parlava di The Rock, no? Per WrestleMania, per la Rumble, arriverà, tornerà, il giusto cerchio che si chiude, la Bloodline, arriva quello che deve rivendicare la Bloodline. Mi è venuto a fare sto scenario su questi errori, no? C'è stato un po' di cambi, no? Un po' improvvisi. Prima si pensava Sammy, poi Cody, poi hanno cambiato, poi addirittura chi va contro Roma e Cody perde addirittura. Quindi, boh, non lo so, fantascienza, il wrestling è bello anche per quello. Manuel. E allora ti rispondo prima sulla domanda tua, chiudo questa coda che hai fatto tu, poi torno sul fatto di come è stata gestita. Allora, più o meno sapete come la penso sul fatto di The Rock. Io capisco tutto, per carità. WWE, figurati se se ne frega di quello che dice Manuel. WWE guarda all'essere famoso, non lo so, al soldo, diciamo, e quindi gliela servi su un piatto d'argento quella cosa così. Però quello che dico io è, può essere che dobbiamo aspettare che torna uno che è fuori da quel mondo per detronizzare? Ma per me no, per me Per no. me è uno scenario da incubo, sarò controcorrente per carità, però cioè, è una cosa che se tutta in quella sera lì poi. Arrivederci e grazie chi ha fatto la gavetta poi, per carità, lo so che purtroppo per WWE è oro colato, però per me personalmente fan, no. Tornando a quello che dicevate prima sullo sbaglio di scrittura, io sono allenato a quello che dici tu. Più che tifato Cody, ho tifato contro Roman. Il match mi è piaciuto e va bene così, nel senso non ne faccio un dramma di Cody doveva vincere. Se mi chiedevi prima, abbiamo fatto la diretta con i pronostici, risposi quello che ha risposto Braga stasera, cioè WrestleMania mai più. Però a questo punto io non me la sento invece di escludere, perché no, un cammino dell'eroe che poi porti a SummerSlam e gli consenta di vincere. Anche perché sembra che ce ne dimentichiamo, è stato l'altro giorno, però è stato un finale comunque protetto, cioè come ha vinto, cioè perché dovrebbe essere bruciato? È stato schienato pulito? No. E poi, mentre parlava il doc, mi è venuto in mente, e l'ha scritto anche Chris Ayan, con cui devo dire mi trovo spesso e volentieri d'accordo leggendolo. A WrestleMania 34 è successa più o meno la stessa cosa: tutti si aspettavano la vittoria di Roman, perse, però poi si rifece a SummerSlam. Quindi c'è anche questo precedente. Quindi se me l'avessi chiesto una settimana fa ti avrei detto WrestleMania 9 più. Ora non mi sento di escluderlo, anche perché con quel finale è stato protetto. Gli fai, penso, battere Brock, perché se poi lo vuoi portare a SummerSlam a detronizzare Reigns, gli devi dare altri scalpi importanti. E poi a SummerSlam, che è comunque il secondo pay-per-view per importanza, perché un altro anno anche no. Che poi Allora, ci scordiamo, scusami Cristian, finisco e ti passo subito la parola. C'è un altro enorme problema che magari ecco, ci ha sorpreso la cosa di Roman, e magari ci è passata in secondo piano. Oltre al fatto di Roman, che è un altro anno campione lui e va bene, ma è il problema che un altro anno è campione di entrambi i brand. Quello è ancora più diciamo grave e pericoloso, perché va bene essere campione di uno e due brand per un altro anno, ma tu sei campione di entrambi i brand e significa un altro anno senza due titoli, uno per ogni brand, e lì esatto. cioè, è veramente pesante. Vai, Cristiano. E arrivando a quello che vorrei dire, secondo me la chiusura più logica a questo punto, facendo
parte gli scherzi di Kerry e Mazzarri, la chiusura più logica è che Cody batta Roman a SummerSlam, perché non ce lo vedo proprio ad arrivare alla prossima WrestleMania per battere Roman. Però la chiusura ideale per me e più romantica sarebbe, almeno nella mia mente, è che sia Seth a battere Roman. L'avevi già detta sta cosa, io a me piacerebbe No, non l'avevo tantissimo. detta io, l'ha detto No, Emanuele. mi pare lo dicesti nella live reaction di SmackDown, che sarebbe una cosa che ti sarebbe piaciuto vedere, Seth che batte Roma, magari poi Penso, sbaglio, però. neanche me lo ricordavo di averlo già detto, non mi piace ripetermi, però. No, 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 ma lo dicevo in senso positivo, nel senso che è una cosa che piacerebbe anche a me vedere, sinceramente. Quindi, Seth, non lo so, io concordo con Emanuele prima, è una cosa proprio boh, non lo so, io quel finale laggiù mi sembrava proprio una cosa messa lì per poi dire poi ne riparliamo e riparlatene, cioè, ben venga, in quel senso lì. L'abbiamo fatto tutto, il giro manca al Doc. Doc? No, avevo già detto, aggiungo che Vai. Cody Rhodes non è che può tornare a vincere, però Cody Rhodes loro te l'hanno presentato come il nuovo asso della WWE, da come ce l'hanno presentato con i tre pyro, con vittorie di qua, vince infortunato, fa tutto. L'asso della WWE non fallisce mai. Quando lo diventa Austin, perde contro Bret Hart a WrestleMania 13, non ha fatto un percorso sofferto. Se togli l'infortunio reale, ha spazzato via tutti senza avere grossissimi problemi. Cioè, questa cosa deve avere, deve faticare, ma non esiste. Cioè, se vuoi farlo diventare, l'unico che ha faticato è Roma, perché non funziona, perché non è abbastanza per essere veramente un top. Ma se vuoi fare di uno il top, non lo fai faticare, perché se no non è l'asso, cioè non esiste, cioè, che tu lo faccia faticare. Evidentemente si saranno accorti che Cody Rhodes non era ai livelli che loro pensavano che fosse, a meno che, perché, cioè, poi The Rock, io non credo che venga, cioè che si scomodi, The Rock si scomoda solo per WrestleMania. Ed eventualmente, anche se a me piacerebbe vederlo, perché al microfono lo disintegra Roman Reigns, lo polverizza Non vedi l'ora senza che problemi, qualcuno disintegri Roman Reigns. senza problemi, perché, cioè, visto cosa ha fatto con Cena, figuriamoci Roman Reigns che cosa può fare, visto che va sotto con Sami Zayn, cosa può fare con The Rock. Ma non, cioè, Cody Rhodes, cioè, se loro potrebbe diventare un main event, potrebbe diventare un campione del mondo, ma non sarà mai il personaggio di punta della WWE con questa sconfitta. Ce l'hanno detto chiaramente. Non sarà mai l'uomo di punta, come non sarà mai Rollins. Cioè, perché non, cioè, il numero uno non può perdere questi match qua. Cioè, semplicemente non li perde, se no non sei il numero uno. Anche lo stesso The Rock non è mai stato il numero uno della WWE, perché ha perso tre main event di fila di WrestleMania. Cioè, Austin i main event li ha fatti e li ha vinti. Cioè, questa è la differenza tra essere il numero uno ed essere uno di quelli, ed essere un main event. Roman Reigns Però è stato un secondo boss. te, Doc, scusami, perdere tra virgolette in un handicap match, perché quello è stato, non lo salva, non lo. No. Assolutamente, Austin vinceva con Vince McMahon che cambiava le regole in corso. Hogan ti dicevano che era mezzo morto e risuscitava, lo stesso Cena. Cioè, Cody Rhodes, se doveva essere l'asso, il numero uno, doveva battere la Bloodline da solo con una mano legata dietro la schiena. Non può. Cioè, il fatto che abbia perso vuol dire che non è il numero uno, non lo è. Se no, non perde questo tipo di match.
Cina non ha mai perso questo tipo di match quando era al top. Stesso discorso per Austin. Cioè, WWE ci ha fatto credere questa cosa, evidentemente si sbagliava. Cioè, evidentemente abbiamo capito male noi con Cody Rhodes, o ce l'hanno spiegato male loro, probabilmente. Roman Reigns, poi dico, al di là delle mie considerazioni, è un po' diversa la situazione, perché Roman Reigns tecnicamente è un cattivo. Quindi ci sta che possa perdere qualcosa o abbiano sfruttato all'inizio quando non, proprio non funzionava, e quindi certe sconfitte possono, cioè, rientrano nell'idea che è un cattivo, ma Cody Rhodes ce l'hanno presentato come l'eroe. Cioè, il fatto che abbia fallito così, adesso, anche se batte Lesnar, cosa che io ho parecchi dubbi, su cui ho parecchi dubbi, io non credo che torni, cioè, che possa essere il numero uno, semplicemente perché WWE storicamente il numero uno della federazione lo presenta come imbattibile.